Ben ritrovati di nuovo su Review in You. Vado a recensire insieme a voi una skin per iPhone 6 o 6S Plus colore nero. L'ho acquistata su Amazon, link in descrizione. Vi dico già da subito che ho fatto una certa fatica a trovare delle skin per lo smartphone, perché guardandomi in giro non ne ho trovate veramente tante. Quindi ho deciso di puntare su questa. E devo dire che sono rimasto soddisfatto. Perché? Perché l'applicazione alla fine avevo un po' di incertezze, ma è risultata facile, non mi ha creato nessuna bolla. Ma andiamo a vedere da vicino. Allora, la skin arriva in una confezione di plastica, diciamo, e ce ne sono due. Una l'ho già applicata, come potete vedere. Poi c'è un foglietto, diciamo, se avete bisogno di assistenza, eccolo qua. Allora, come vedete, la skin ha questo, diciamo, non è carta, non è plastica, è una plastica, anzi sì, un po', diciamo, non sgrinata, ma neanche liscia. Qua c'è il logo della mela, che si può togliere volendo, e qua le guide. Allora, adesivo 3M. Non c'è scritto, ma sull'altra c'era scritto, ve lo garantisco. Quindi cosa fate? Prendete il vostro iPhone, posizionate, togliete dalla plastica bianca, posizionate la vostra skin. Io vi consiglio di fare così, ovvero non di allineare con la fotocamera, non a destra e a sinistra, ma di allineare da sotto. Quindi partite da sotto e allineate i buchini, eccetera. Una volta che avete fatto qua, viene tutto automatico, perché praticamente andate a schiacciare, spingete di qua e poi vi assicurate che i bordi destra e sinistra siano precisi. Una volta che avete fatto questo, premete con le dita o con una carta di credito, ma non c'è neanche bisogno, con le dita va benissimo. Premete affinché il 3M faccia la sua presa. Una volta che avete fatto questo, procedete con la parte in alto e in basso e le parti laterali, sempre facendolo così con le dita. E una volta che siete arrivati a questi punti, vedrete che ai lati non rimarrà tanto schiacciata, ma questo non importa, perché voi prendete un phon caldo, lo accendete, lo posizionate vicino, una volta che avete già fatto questo procedimento, e poi ripassate col dito e vedrete che automaticamente la colla si riscalderà e come vedete è praticamente impeccabile, è a tenuta impeccabile, si staccherà. E fate questo anche sugli altri lati. Però una cosa che dovete fare per ultimo è questa, ovvero le linguettine qua lasciatele per ultime, perché cosa succede? Una volta che avete fatto bene tutti i lati e in basso e in alto, queste due linguettine, questa qua sarebbe questa, servirà per andare ad appoggiarla sulla parte che è scoperta. E una volta, mi avvicino anche, una volta che l'avete posizionata, andate sempre col discorso del phon a riscaldare e a posizionare. Se per caso doveste risultarvi come a me in alto un mezzo millimetro che si vede il colore dell'iPhone, quindi che non arriva, non c'è problema, tiratela un po', che questa è elastica praticamente, e quel millimetro, mezzo millimetro che è, si riesce a colmare, come ho fatto io qua. Come vedete non è scoperto. Ovviamente io non le faccio tutti i giorni queste cose, però sono soddisfatto del mio risultato. Vi faccio vedere anche qua. Quindi è un risultato veramente che mi lascia soddisfatto. Qua si vede anche il bordino sotto dell'iPhone. E come vedete al tatto è piacevole, diciamo, abbastanza ruvido, ma neanche troppo. Le uscite, i fori sono perfetti, quindi si potrà schiacciare senza problema. Fotocamere e tutto, tutti i flash, eccetera, è scoperto come anche qua. Quindi è veramente comoda. Ovviamente se volete camuffare il colore completo del vostro iPhone, dovrete trovare alla fine una custodia che vi va a coprire
questi tasti. Io ho già comprato una custodia appositamente pensata per coprire i tasti, e come vedete fa sia da protezione ma anche mi va a coprire i tasti. Così il colore originale dell'iPhone non è più presente. Disponibile in diversi colori: arancione, blu, marrone, anche color marmo, ed è disponibile anche per altri modelli: iPhone 7, 7 Plus, 11, 10, X. Insomma, vi lascio il link in descrizione, fatemi sapere cosa ne pensate, alla prossima review.